Abete Legnami e Infissi, il massimo per qualità e convenienza, presenta gli highlights del campionato d'elite ASM. Amici di Fanner, buonasera, benvenuti dall'Urbe Tevere per la 14ª giornata del campionato d'elite, sfida ad alta quota tra il Moltagnola, primo in classifica in maglia blaugrana, e il Non Solo Gomme, che vedete invece in maglia gialla. Corner per il Non Solo Gomme, dovrebbe essere Esposito a calciare, arriva il cross sul primo palo, la palla attraversa tutta l'arietta piccola, c'è il tapin vincente per il gol del vantaggio del Non Solo Gomme Ostia, è 1-0. Recupera per un attimo Meddi, poi Guidi, palla dentro l'area di rigore sul fondo, cross per Guidi che di testa sul secondo palo si divora il gol del pari. Daniele Bastesin parte mirante col sinistro, la palla lambisce il palo ed esce fuori, parte Scafetta dentro l'area di rigore, è uscito Marcheggiani che ha subito fallo secondo il direttore di gara. Punizione quindi per il Non Solo Gomme, ma non c'è più tempo, finisce qui la prima frazione di gioco sul risultato di 1-0 per il Non Solo Gomme. Giacinti batte corto per Dantini, sale palla al piede del numero 3, pensa alla conclusione, la fa partire in diagonale, palla che non esce di molto, l'ha lasciata comunque scorrere Bastesin. Da quella parte, da di sotto, Esposito si sovrappone Mirante, può andare al cross Mirante, è buono sul primo palo, svirgola Ciolli, la palla resta da Manuelli che forse commette fallo e poi calcia, palo esterno. Solo Gomme, palla per Esposito, Esposito può puntare la porta, se la sposta come al solito sul mancino, viene rimontato però ancora Esposito, poi calcia, Bastesin respinge e poi il cross basso viene allontanato dalla difesa del Montagnola. Rischia sul pressing Zuccari, recupera palla Brannetti, il rimpallo finisce dalle parti di Campoli che può lanciarsi verso l'area di rigore, va col destro Campoli, calcia però alto, grande chance per il Montagnola. Da il cronometro, il direttore di gara, e arriva ora il triplice fischio, vittoria importantissima di misura questa del Non Solo Gomme contro il Montagnola, e si porta a solo un punto proprio dagli avversari di oggi che erano, che sono in vetta alla classifica.